fosse il sindaco, oppure lei pensa che il sindaco sia d'accordo su questo, su questa iniziativa, insomma? Ah, mi auguro, se si tratta di dare spazio alla cultura in qualsiasi forma sia, me lo auguro. Sicuro che fosse quello. Eh sì, tutto vuoto. 38 piani. Eh sì, ma secondo lei, lei è d'accordo, sapendo come può essere il sindaco di Pisapia, di questa occupazione? D'accordo. No, d'accordo nel senso che venga utilizzato. Ma lui, secondo lei, è d'accordo, il sindaco? Sì, è disponibile. Si spera che adotti delle politiche che ha già adottato in altre situazioni. Vero. Spera che comunque mantenga le promesse. Io mi auguro che lo tenga come risorsa, perché è utile al giorno d'oggi tenere sempre viva, accesa una fiamma. Io ho visto l'intervento di Boeri che mi è sembrato abbastanza conciliante, quindi penso che Pisapia, anche per la sua storia, coerenza vuole che non sia troppo ostile a queste iniziative, ecco. Farebbe una cattiva figura, secondo me, se si comportasse in maniera diversa. Ok. Spero comunque che non sia lasciato abbandonato, insomma, penso, insomma, se è il sindaco di Milano, comunque, voglio dire, una sensibilità per questa cosa lui ce l'avrà. Diciamo anche proprio istituzionalmente, come sindaco, ecco, a prescindere dal fatto che la sua persona, che noi non, almeno io non conosco, poi tu non lo so. Dovrà essere una scelta molto coraggiosa da parte sua e spero che prenda in considerazione questa iniziativa che ci voleva a Milano e trovi una soluzione per renderla stabile, ecco, diciamo questo. Allora, quello che deciderà Pisapia non lo so e penso che sia una persona che abbia a cuore la cultura e che sappia anche che ci sono spazi vuoti, inutilizzati e che magari se vengono occupati la cosa, qui si tratta probabilmente di sanare e di come dire, legalizzare una situazione che magari di fatto al momento non lo è. Vedremo che deciderà.